Ehi, testa di cavolo, ma mi stai guardando? Perché continui a guardarmi male? Decispo. Ok ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui con questo mitico coach professionista sulla difesa personale, sulle forze dell'ordine. Ciao ragazzi, sono Manuel Spadaccini, fondatore KMA e sono un istruttore professionista di difesa personale professionale, cioè quello per le forze dell'ordine. Allora coach, che cosa andiamo a vedere oggi? Partiamo da qualcosa di classico, cioè quelle situazioni che possono capitare un po' a chiunque, no? Quando magari sono in un locale, sto bevendo qualcosa con i miei amici, voglio divertirmi, ma arriva l'attaccabrighe che vuole fare il figo. Vedremo come in molti casi le persone tendono a fare degli errori, no? Per dimostrare magari di non avere paura, di essere coraggiosi, cadono nella trappola dell'aggressore. Vediamo cosa non fare e cosa è comodo e utile fare. Va bene, dai, noi siamo pronti, anch'io sono pronto, mi sono messo la conchiglia e tra poco iniziamo. Ok ragazzi, prima situazione, mi spieghi pure che cosa devo fare, come funzionano queste... Io faccio la vittima, tipo. Ok, allora, innanzitutto dobbiamo capire che dobbiamo sempre evitare di muovere le mani. Finché è possibile, evita, perché puoi essere bravissimo anche a combattere, perché magari ci sai fare, ma ricordati, puoi vincere in strada, in un locale, eccetera, ma perdere poi in un tribunale. Per cui evita, che è sempre la vittoria migliore. Quindi... se una persona ci viene davanti, quello che fanno in tanti, ehi tu, cos'hai da guardare? Ehi tu, stai guardando la mia ragazza? La cosa che si aspetterà è che tu dica, no, non stavo guardando te, perché è quello, no, che si aspettano. Dobbiamo invece giocare in modo da cambiare le carte in tavola. Gli diciamo, quando lui dovesse venire avanti a noi, per esempio, prova a minacciarmi. Oh, ma mi stavi fissando, cos'è che hai da guardare? Ok, tranquillo amico, guarda, sì, ti stavo guardando perché mi ricordo di un mio compagno di classe, pensavo fossi tu, volevo venirti a salutare, ma vedo che non sei tu, niente. Ci sta anche così, solo che magari qualcuno è un po' rigido di carattere, se uno risponde in questo modo presenta tipo un po' come segno di debolezza, no? Ok, ma qui dobbiamo capire una cosa importante, non si tratta di vedere chi esce vincitore dal punto di vista morale, perché se cado nella sua trappola, ok, tu mi stai provocando, io... sto al tuo gioco, finirò nei guai. Allora, dobbiamo capire due cose. Quando una persona cerca rogne, noi in quel momento dobbiamo mettere la testa anche per lui, che in quel momento l'ha persa. E poi non dobbiamo apparire spaventati. Scusa, dobbiamo dire, sì, ti stavo guardando, ma perché mi ricordo il mio compagno di classe, però vedo che non sei tu. Cioè, dovete far vedere che a voi di lui non avete paura, non ve ne frega niente, quello che lui sta dicendo, pensando, non vi tocca minimamente. In questo modo, non è una regola fissa, ovviamente, ma statisticamente è il modo migliore per essere, uscirne a testa alta, essere tranquilli, evitare lo scontro e quindi alla fine avere la vittoria. Cercare di fermare a livello verbale è il primo tentativo, poi se non funzionerà vedremo come fare. Ok, quindi facciamo un esempio, facciamo un sketch come esce. Lo ricorda, non devi mostrare timore, ok? Non devi far vedere che lui sta attaccando su di te e quindi, però non devi buttare benzina sul fuoco. Ok, va bene. Devi va cercare bene. Di essere neutro. Neutrale, ok. Bravo. Ehi, testa di cavolo, ma mi stai guardando? Perché continui a guardarmi male? Intanto, testa di cavolo... si sta già incazzando, incazzando. No, perché nella situazione così non è che dici scusami, perché già uno gli parte con un testa di cavolo, l'altro viene voglia di rispondere. Tentativo numero due. Ok, vediamo Gagi come manterrà la calma, perché so che non è facile le prime volte. Oh, testa di cavolo, ma cos'è che continua a guardarmi male? Testa di cavolo? Che problema c'è, scusami? No, perché continua a guardarmi male, cosa c'è da guardarmi? Io non ti stavo guardando, che problemi hai? Ah, errore. Va bene, facciamo l'ultimo test. Vediamo se funziona, via. E tu, testa di cavolo, cosa stai guardando? Perché mi guardi sempre? Mi ricordavi il mio cugino, scusami. Step. Supponiamo che sto cercando di sfuggire a livello verbale da questa situazione, però non funziona. E quindi quando uno si avvicina anche per parlare, quando il tono di voce si alza, cosa devo fare per allontanarlo? Tipo... Ok, sicuramente dobbiamo mettere una barriera tra noi e lui. E tipo di distanza? Una distanza sia proprio in termini di centimetri, sia una barriera data dalle nostre mani. Quindi... mani su, quindi gesticola,
gesticola e dice: sì, dimmi cosa c'è, ma dai, ma sì, dai, andiamo bene una cosa. Ma intanto le mani sono alte. Okay, in pratica, okay, devo fare una guardia camuffata, la devo nascondere, devo muovere le mie mani in questo modo. Dimmi, sì, dai, va bene, cosa c'è? Se serve, boom, andiamo a vedere tra poco cosa fa. Ok, ok. Cos'è che vuoi? Stavi guardando me? Che problema hai? Sì, già mi sto avvicinando. Tranquillo, però devi starmi lontano, però, guarda, preferisco, okay, parliamo, non perché? C'è bisogno che mi vieni faccio vicino. Niente. Ok, dimmi, cosa c'è? Va bene, parliamo, okay, okay. Allora stai lì. Dovete guadagnare strada, dovete guadagnare distanza. E invece posso fermarlo già così, oh, distanza amico, così, già in partenza. Non starmi vicino, mantieni un metro di distanza almeno quando mi parli. No? Ok, questo potrebbe essere utilizzato come viene fatto molto spesso per strada. Proviamo a farlo. Quindi cos'hai, che problemi hai? Quindi, oh, non mi toccare! Intanto lontano. Vedete? Vedete, okay, qual è il problema? Il problema è che fanno apposta per venire avanti, per far sì che voi mettiate la mano... Okay. E loro possono dire: oh, non mi toccare, mi hai toccato prima tu. Questo è un classico, un evergreen che si fa da quando ero ragazzo io, quindi diversi anni fa, e c'è sempre stato. Quindi sicuramente non dobbiamo dare nessun appiglio alla persona che ha davanti per avere il gancio per aggredirci. Ok? Mm-hmm. Perché al momento che tu mi tocchi e mi spingi magari indietro, comunque metti una distanza, sì, oh, 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 partono subito perché mi ha toccato lui. Ok, partiamo adesso dalla parte di aggressione, quando ormai non riesce più a risolvere verbalmente la situazione, quando l'altro continua ormai ad avvicinarsi a cercare rogne, questa volta faccio io il bulletto. Diciamo che qui ci sarà la persona in movimento, quindi okay, io devo gestire una persona che probabilmente mi ritroverò quasi di spalle. Proviamo adesso a spingermi con enfasi, proprio spingimi forte, vai. Ah, ok. Vado... Deciso, okay, vai, deciso. Oh. Farsi spingere significa ogni volta prendere un movimento e andare indietro, ed è facile poi, magari se abbiamo bevuto un bicchiere in più, piuttosto che c'è un marciapiede, eccetera, cadere in terra. Quindi è importante andare a togliere le mani dal nostro corpo, ma spingimi pure, non rimanere davanti, perché verremo travolti. Ricordiamoci che se sei pesante mi travolgi e mi sono fatto un autogol. Quindi al momento che tu mi spingi, sposto esso lateralmente, perché il tuo peso ti porterà a non trovare un appoggio e non devi travolgermi. Mm-hmm. Se voglio lavorare in una maniera più tecnica e cercare di calmare la situazione, al momento della tua spinta, quando vado a proteggermi, vai pure. Okay. Lavoro, vado a prenderti, vado in Mataleao. Da qui vado a chiudere. Questa Mataleao è una tecnica che serve per andare a praticamente addormentare la persona. E invece ipotizzando l'altra parte, invece della spinta, parte già il cazzotto? Questo è un problema, nel senso che tipo un gancio, di solito i ganci partono. Esatto, hai detto proprio giusto, Gaggi, nel senso che se trovi una persona che sa combattere, ti potrà portare dei diretti, jab, montanti, insomma, cose più tecniche. Ma 9 su 10, cioè i fighter sono brave persone, quindi non sono in giro a fare risse. Sì, 9 sì, su 10 per strada trovi l'incompetente, quello che vuole muovere le mani, ma non sa bene cosa fare. E cosa viene istintivo? Il gancione. Mm-hmm. È un classico, ok? Cosa possiamo fare? Abbiamo individuato nella mia organizzazione, KMA, una tecnica che aiuta a coprire un po' la maggior parte di queste aggressioni, testate, diretti, ganci, eccetera. La bacchetta magica non esiste, non c'è una cosa che funziona là subito. Però per la maggior parte delle aggressioni può funzionare. Da dove parte questa tecnica? Dalle mani alte, ok? Che stiamo utilizzando per gesticolare, e la priorità nella difesa personale non è quella di colpire, ma è quella di non essere colpiti. Quindi andiamo a creare quella che viene chiamata cover, custodia. Boom. Questo è il lavoro che andiamo a fare. Quindi il mio braccio sinistro sale e va a chiudere questo lato. Ok. L'avambraccio tocca il gomito. Boom. Ma il montante potrebbe passare, certo, potrebbe passare. Lo so per chiedere. Lo so. Ma questa difesa non viene fatta statica, viene fatta boom, in avanti. Okay, okay. Quindi te lo manda un po' fuori misura. A un principiante, quindi cosa consiglieresti se uno ti tirerebbe proprio il gancio? Di imparare questa cover, di imparare semplicemente, molto semplice, mano sull'orecchio, adesso ci mettiamo insieme a farla, ok? Avanzi col braccio, con la gamba opposta, bravissimo, bravo, e chiudi la scatola, boom, così, testa giù, esatto. Qui diventi veramente come una tartaruga, tieni la posizione. Vedi che puoi incassare grossi colpi senza avere problemi. Adesso ci proviamo, lo facciamo piano, provi a costruire questa scatola e a mettere il tuo gomito sopra qua. Parti con le mani su, crea la scatola, bravissimo, ancora,
Beh, ragazzi, impara in fretta, Gaggi. Vabbè, no, perché lui... all'inizio, quando so già cosa mi aspetta, mi preparo. Il problema è quando succede all'improvviso che non ci pensi, e questo è l'importante. Deve venire distinto. Questo. Cioè, una cosa, prova a aggredirmi tu e ti faccio vedere che cosa intendo dire come spinta, ok? Sarà una spinta controllata, ok? Ti devo spingere io? Sì, spingimi, poi prova a colpirmi. Prima spinta, poi tiro il gancio. Ok, sì, va bene. È vero, cioè io da avversario così non mi aspetterei proprio, perché magari lo vedo anche tranquillo, poi se mi contrattacchi così, cioè non mi cogli di sorpresa proprio. Che cosa faccio? Al momento che entro, vado a caricare, un po' come fosse un rinoceronte, no? Uh-huh. Uno, inizio a spingerti. Già il fatto che inizio a spingerti ti destabilizza, ti crea un problema che prima non avevi. Okay. Cioè devi mantenerti in equilibrio. Se noti, quando io entro, questo braccio poi scende, cioè sono qua. Non ci ho fatto caso. Ah sì, mi ha preso blocco. Il braccio. Perché? Perché torniamo al discorso di prima. Krav Maga, combattimento contatto. Ho il contatto, ti tengo. Ah, okay, sono entrato, okay. Sì, sì, blocco, sì, sì. E da qui inizio a colpire i genitali. Ok? Il segreto qua, lo possiamo dire, è essere una Formula 1. Cioè, devi essere a 100 in un nanosecondo. Mm-hmm. Da 0 a 100 devi essere velocissimo, devi bruciarti, boom, ok? A cannone quello che hai dentro, mm-hmm. Ma soprattutto devi essere molto esplosivo. Proviamo adesso, sì, a fare la ginocchiata. La ginocchiata del Krav Maga è particolare, non è una ginocchiata normale come danno in tanti sport, perché mm-hmm. gli sport colpiscono il tronco, c'è un'apertura d'anca, ok? Perché? Perché non si può colpire il genitale nello sport. Al contrario, in difesa personale è proprio quello che vogliamo. Quindi non apriamo l'anca, ma la gamba sale come fosse una sbarra nel passaggio a livello. Vedi cosa faccio? Sì, sì. Vado sì, indietro sì. Con la schiena. Boom. Adesso prova a portare delle ginocchiate su di me. Ok? Ok. Va bene. Mi metto fermo come fossi un sacco da box. Metti le due mani dietro di me, una sopra l'altra. Io sono l'aggressore, sì. No, adesso impari a difenderti. Quindi impara a portare le ginocchiate. Porta la ginocchiata. Vai, devi colpirmi con il quadricipite, quindi non col ginocchio ma con questa parte. Avvicina il bacino verso di me, boom, bravo, ancora, boom. Vedi quanto è efficace, non vai a colpire con la punta, sì, ma vai a colpire col quadricipite. Cioè non colpiamo il pene, colpiamo proprio i testicoli da sotto. Questo cosa vuol dire? Che il nostro aggressore si ribalta, tende a stare in avanti. Se colpisci qua, andrà indietro. Provo a portarti un colpo. La punta ti manderà indietro. Okay. Lavoro sotto, boom. Vedi cosa succede? E quindi tendi a rimanere con me, sei ancora a mia disposizione se volessi continuare il combattimento. Iniziamo a fare questo lavoro. Ti ricordi la cover? Quindi quello che abbiamo appena fatto. Sì. Quindi chiudi la scatola, vai dentro, boom, aggancio dentro, bravo, bravo, bravo. Good. Okay. Very good, Gazi. È una macchina. Bisogna capire bene questa reazione Ok, ragazzi, per oggi è tutto. Ringrazio Manu per avermi mostrato queste tecniche. Le proverò ad applicare, sono molto interessanti. Niente, che dire, trovate i suoi contatti sotto il video, link in descrizione. Krav Maga Academy, ragazzi, trovate sui miei profili sui social. Perfetto, insomma, seguitelo, grazie, chiedeteli consigli. Veramente esperto. Che dire, se il video vi è piaciuto, intanto, ragazzi, un bel like, un bel commento, iscrivetevi al canale. Stay safe. Stay safe, ragazzi.